Ma guardi, purtroppo Renzi sta franando sugli errori che ha fatto nella politica di accoglienza dell'immigrazione. Vede, il motivo per cui i paesi del nord Europa si stanno irrigidendo, vediamo l'Austria che propone di sospendere Schengen, ma la stessa cosa hanno fatto altri paesi del nord Europa, è derivata dal fatto che noi qui in Italia abbiamo avuto un governo, in particolare un ministro degli interni, che bellamente ammetteva all'onore del mondo che tutto sommato ci andava bene a noi che arrivasse questa massa incontrollata di Li chiamiamo persone, noi. perché intanto noi facevamo un po' da territorio di passaggio e quindi anche se non c'erano troppi controlli su questi soggetti, alla fine quasi quasi il governo li spingeva ad andarsene via, ad andarsene su dalle Alpi, andare verso i paesi del nord. E allora voi capite che questa politica poco seria, per cui si è permesso di far entrare persone senza riconoscerle, senza identificarle, senza organizzare i flussi, ha irrigidito i paesi del nord Europa che a causa delle deficienze del sistema italiano si sono visti invadere a loro volta da immigrati arrivati in Italia. E quindi quando noi dicevamo che occorreva una maggiore rigidità nel controllo di chi arrivava qui, una politica dei respingimenti e soprattutto una politica seria di identificazione di queste persone, non dicevamo delle cose sbagliate, perché oggi l'Europa ci dà ragione, anche perché voglio ricordare, visto che prima si parlava dei tanti giovani laureati e capaci che ogni anno abbandonano l'Italia, che noi l'anno scorso abbiamo avuto questo strano fenomeno. Sono arrivati 170.000 immigrati nel nostro paese, per lo più demansionati e dequalificati, che andranno a fare concorrenza ai tanti lavoratori italiani disoccupati. Ricordo che siamo un paese dove il 45% dei giovani non ha lavoro, ma allo stesso tempo abbiamo avuto 200.000 giovani italiani 60 laureati, quindi per cui la collettività ha speso per la formazione, che se ne sono andati in giro per l'Europa e per il mondo a fare i famosi lavori che gli europei non vogliono più fare. Quindi o qua c'è la presa di coscienza che c'è un problema grosso come una casa, che ora l'Europa ci sta imputando perché si è sbagliato tutto sulla politica dell'accoglienza, oppure Renzi andrà a sbattere il muso.